Scuole aperte anche il pomeriggio e laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi grazie a Scuola Viva, il programma triennale finanziato dalla Regione Campania col Fondo Sociale Europeo. Scopo del progetto Scuola Viva è quello di fornire agli alunni le competenze laboratoriali che vanno al di là della normale offerta didattica e non solo. La programmazione triennale di Scuola Viva vuole fornire infatti la formazione di studenti con competenze solide capaci di affrontare la vita in una scuola aperta al territorio che accolga i ragazzi per contrastare la dispersione scolastica e che allo stesso tempo consenta agli insegnanti di lavorare avendo gli strumenti giusti. Tra le 500 scuole della Campania che hanno offerto ai ragazzi una serie di iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive, vi è anche l'Istituto Comprensivo Mancini di Ariano Irpino, guidato dal preside Massimiliano Bosco. Abbiamo aperto la scuola al pomeriggio per accogliere non solo gli studenti ma i cittadini tutti con attività culturali, sociali e ricreative, dichiara il preside Bosco, orgoglioso e soddisfatto della risposta positiva dei ragazzi coinvolti, che hanno frequentato assiduamente gli incontri di cui essi stessi, con le loro idee e la loro creatività, sono stati protagonisti attivi e artefici consapevoli. L'Istituto Comprensivo Arianese ha articolato il suo progetto Scuola Viva POR Regione Campania in tre moduli. Teatro e laboratorio, sentieri del benessere, la scuola ti avvicina. Teatro e laboratorio, tutor professoressa Ersilia Sparzo. Attività culturali e ricreative dentro e fuori la scuola, teatrali, musicali, sportive. Il progetto aveva come obiettivo quello di promuovere l'esperienza teatrale come momento strategico della formazione per recuperare la dispersione scolastica e il disagio giovanile, offrendo a tutti gli allievi occasioni per raggiungere obiettivi educativi attraverso didattiche alternative. Si è proposto come teatro educazione con il compito di aiutare i ragazzi a crescere nel rispetto per gli altri e per l'ambiente. In collaborazione con l'Associazione Sportiva, Culturale e Artistica Gli Araldi della Corona, con la compagnia teatrale Solot di Benevento e con i maestri del coro ed orchestra della Mancini. Salve, sono Antonin Torcia, responsabile esterno del modulo di teatro, del progetto molto più ampio che sta espletando questa scuola. Il mio compito è quello di far conoscere un po' il teatro ai bambini, far conoscere il teatro in senso lato, perché certamente non facciamo teatro, o meglio, cerco attraverso il modulo del gioco di far apprendere ai bambini dei moduli espressivi. In effetti noi pensiamo solo e sempre a giocare, per cercare di portare fuori ad ogni bambino la propria creatività senza le inibizioni del caso, dello stress da prestazione, no? Ed è un lavoro molto complesso, anche perché non può essere predeterminato. I laboratori teatrali che hanno un elemento fattuale molto importante, l'elemento fattuale è veramente l'elemento principale di questi laboratori, non può essere predeterminato. Io stesso non posso, al di là di una traccia, non posso predeterminare un lavoro, perché devo conoscere i bambini singolarmente e come si comportano nel collettivo. Ecco, il mio compito è quello di far venire fuori, ripeto, come ho detto prima, la loro creatività, cercare di una maggiore integrazione e una maggiore socializzazione dei bambini e far venire fuori, ripeto, questo attraverso il modulo del gioco, che è mettere in gioco se stessi rispettando delle regole ma senza le inibizioni del caso, senza l'inibizione del riuscirci. Ecco, siccome il gioco è conosciutissimo dai bambini proprio perché non c'è lo stress, non c'è la fatica a dover finalizzare qualcosa, ma è semplicemente rispettare delle regole senza affaticarsi. Ecco, attraverso questi semplici concetti cerco di trasmettere ai bambini questa voglia. Poi, se ci sarà l'opportunità, perché è un processo anche abbastanza lungo, ecco, si potrà
anche passare ad una seconda fase dove i bambini poi approcciano anche a un modo di esprimersi un po' più teatrale. Ecco, però in questa prima fase è importante che venga fuori davvero la personalità senza inibizioni del bambino. L'Istituto Comprensivo Cardito offre ai ragazzi opportunità formative e tra cui la musica rappresenta un elemento fondamentale per la formazione dei ragazzi. Noi abbiamo costruito in quest'aula, anzi, meglio dire, il preside che ci tiene tantissimo alla musica e considera che la musica rappresenta un mezzo di educazione fondamentale, ha allestito questo laboratorio musicale dove i ragazzi si incontrano con grande piacere per condividere le emozioni, per imparare cose nuove, per ascoltare e per trovare qualcosa di bello da condividere. Il progetto Scuola Viva ha rafforzato ancora di più questo entusiasmo e anche le capacità espressive dei ragazzi, perché si è partito dalla musica, sempre dallo strumento musicale. Poi abbiamo esplorato alcuni campi che non sono spettacolarizzati, cioè esperienze di musicoterapia in cui ognuno ha riflettuto sull'ascolto, sul movimento, sulle immagini. Adesso il coro e orchestra che funziona una volta a settimana, i ragazzi si incontrano per fare lezioni di coro e di orchestra, hanno fatto, dicevo, una fusione con i ragazzi di Scuola Viva. Perché sul territorio una cosa molto importante è che i ragazzi si avvicinano e fanno un confronto con la comunità. Per me è un grande entusiasmo e un grande onore e anche responsabilità di guidare e di insegnare a questi ragazzi. Lavoriamo in sinergia con un'equipe di professori molto qualificati, perché la scuola, tengo a precisare, a sottolineare che è unica scuola a indirizzo musicale sul territorio ed è aperta sul territorio. Cioè anche i nostri ex alunni vengono a visitarci e questa è una palestra dove tanti ragazzi fanno musica come crescita personale, ma per qualcuno diventa anche una cosa più importante. Infatti i nostri alunni stanno riempendo le aule dei conservatori perché qualcuno ci crede, partecipano a rassegne nazionali, ma quello che ci interessa di più non è prendere il premio, perché tutti il premio lo prendono già, perché già il percorso significa una crescita importante. E quindi quello che ci interessa molto è la formazione e il confronto con gli altri musicisti, con altri piccoli musicisti. Su questo tengo a precisare che il 27 di maggio abbiamo partecipato a un concerto formato da tutte le scuole in rete a indirizzo musicale dell'Alta Irpinia. Fu un concerto a Gesualdo molto significativo e la cosa che è più importante, ho visto che i ragazzi avevano la passione negli occhi, quindi erano felici di fare qualcosa di bello. Quindi la musica non rappresenta soltanto un mezzo di bellezza, un mezzo ludico, ma anche una possibilità di far crescere il principio di onestà, di lavoro, di ascolto e direi che anche apprendimento scolastico dipende da come noi riusciamo ad ascoltare, essere attenti e la musica potenzia moltissimo anche questo. I sentieri del benessere, tutor professoressa Maria Cercello. Laboratori tematici di arte, cultura ambientale, sport, enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità.
Il progetto mira a promuovere la qualità dell'ambiente e della salute degli esseri viventi, affrontando soprattutto tematiche relative allo stile di vita quotidiano dello studente. È stata esaminata l'importanza della prevenzione in ambito ambientale e alimentare, educando ad un consumo di alimenti sani e sicuri in modo da prevenire e contrastare svariate patologie del nostro tempo, soprattutto educando i ragazzi allo sport come attività per la salute e per la vita. In collaborazione con il distretto sanitario ASLA Avellino, con Carpe Diem, associazione di promozione sociale, con la Federazione Italiana Pesistica e con esperti agronomi, biologi e dietisti, oltre a visite a fattorie didattiche del territorio. La giornata di oggi la dedichiamo a sensibilizzare i ragazzi sull'ambiente. E soprattutto sulla possibilità di salvaguardare il nostro ambiente, quindi la terra che noi abitiamo, attraverso scelte consapevoli che riguardano lo stile di vita. E guarda caso, scelte consapevoli che riguardano uno stile di vita sano costituiscono anche le premesse per salvaguardare il nostro pianeta. Quindi un consumo di alimenti, soprattutto quelli che provengono dalle produzioni naturali, tipo formaggi, verdure, frutta, pasta, costituiscono gli elementi fondamentali della nostra nutrizione. Oggi proveremo a far creare un modello che consente ai ragazzi di capire, per ogni cibo che noi assumiamo, quanta superficie terrestre noi consumiamo in metri quadri, quanta acqua dolce noi consumiamo e quanta anidride carbonica noi immettiamo nell'atmosfera. Quindi creare questo collegamento tra ciò che si consuma in termini di alimenti e l'esaurimento del nostro pianeta credo possa essere un binomio che in questo tipo di ragazzi, cioè in questo tipo di età, possa favorire davvero quel cambio di mentalità, di cultura, che consenta di recuperare una maggiore genuinità che poi si traduce sulla salute nostra, dei nostri figli e di chi vive questo ambiente, e soprattutto anche dare più lunga vita al nostro pianeta. La scuola ti avvicina. Tutor professoressa Flavia Russo. Iniziative per il coinvolgimento degli alunni nella vita scolastica. Il progetto è stato strutturato attraverso una serie di incontri durante i quali sono stati perseguiti obiettivi quali l'orientamento scolastico, il potenziamento dell'autostima, la comprensione, il riconoscimento e il sostegno nella gestione delle emozioni, il potenziamento di funzioni cognitive per rendere più efficace il metodo di studio. In collaborazione con il distretto sanitario ASL Avellino e l'associazione di promozione sociale Carpe Diem. Lo scorso 28 luglio 2017 c'è stata la manifestazione finale dove gli alunni che hanno partecipato ai moduli Scuola Viva hanno presentato delle performance relative alle attività progettuali alla presenza del sindaco, dell'assessore all'istruzione, del comune di Ariano Irpino, del dirigente scolastico e dei genitori a cui è seguito un piccolo buffet offerto dall'istituzione scolastica.